La seconda finestra, a destra, c'è un giovane biondo. Lo voglio qui, subito. Ma il pubblico? Io non torno in sala se non ho parlato con quell'individuo. Andate!
Lasciateci soli. Lei mi ha fatto chiamare, maestro. Io l'ho veduta, sa? Durante il concerto. E l'ho notata, non dubbio. Non un gesto, ma un applauso. Avesse mosso una mano. Insomma, si può sapere che cosa ci fosse da ridere? Perché lei... lei non ha fatto altro che ridere. Lei dirà che io sono come una prima donna isterica, vero? Bene, io sono fatto così. Io ho bisogno di consenso. Ho bisogno di applausi. Ho bisogno che tutti, uno per uno, mi capiscano. Io non tollero che uno spettatore si distragga. Puoi immaginare se tollero che rida. Maestro, io non ridevo di lei. E allora? Perché rideva? Non credo che il vero motivo possa interessarla, maestro. Naturale che mi interessa. L'ho fatta chiamare per questo. Ma va, chiamatemi. Parli pure liberamente. Maestro, lei vuol proprio sapere la verità. Sì, tutta la verità. Io ridevo di me stesso, maestro. Proprio così. Ridevo soltanto di me, purtroppo. Di te stesso? Sì, maestro. Anch'io compongo. Credevo d'essere un Rossini. E il suo violino mi ha fatto capire oggi che cosa sia la grande musica. E pensando ai miei pasticci, non c'era che da ridere. Chi sarebbe quel giovane? Mi sono informato fuori. È un alunno del Reale Collegio di Musica. Si chiama Vincenzo Bellini o Prestapoco. Vincenzo Bellini. Più forzato quell'andante, specialmente nelle seconde voci, da capo. Uno, due e tre. Mercadante, mercadante! Vi ho convocato qui voi, che siete i migliori allievi di quest'anno, per farvi una comunicazione di cui non starò a sottolineare l'importanza. In occasione della fine dell'anno scolastico, i nobili di questa città, in ossequio ad un'antica tradizione, vi hanno invitato a pranzo per domenica a mezzogiorno, puntualmente. Vorrei risparmiarvi una raccomandazione. È consuetudine antica che in tale circostanza gli allievi mangino pochissimo, ma in compenso facciano moltissima musica. Oh, intendiamoci bene. Non vorrei che qualcuno si sbagliasse e facesse il contrario. Dunque, Raffaele Saverio Mercadante, lei è invitato dal prefetto. Laggiù c'è un ragù che solo a pensarci. Francesco Florimo, lei è invitato in casa del direttore dei musei. Qui la mangia erba come i cavalli, le cotti d'ortica, la figlia bollita, il signore erbivoro. Vincenzo Bellini, lei è invitato in una casa che manda per la prima volta il suo invito al nostro istituto, in casa del primo giudice del Tribunale Civile, Sua Eccellenza Fumaroli. Volete farmi l'onore di accomodarvi?
Mia figlia non è stata avvertita? Eccellenza, la signorina non si sente bene, la prega di scusarla. Dite alla signorina che è aspettata. Signorina è davvero spiacente, ma dice proprio che non può. Ritornate dalla signorina. Ditele che... Scusi, eccellenza. Perché obbligarla a scendere se non ne ha voglia? Credo che nessuno di noi se ne avrà a male. Non è vero? Portate il tavolo. Adesso vai anche tu, eh? Lei è proprio napoletano, Giovina? No, siciliano, di Catania. E studia musica a Napoli? Sì, eccellente. Ecco una cosa che non mi quadra affatto, la musica. La musica non è certo fatta per rafforzare il carattere, lo capisce, anzi. E al giorno d'oggi se ne fa troppo. Se stesse in me farei chiudere tutti i conservatori per 20 anni. Coi tempi che corrono c'è bisogno di soldati, di uomini di dottrina, di legislatori, conoscere i problemi, altro che musica. Mi dispiace, io la penso diversamente, eccellenza. La musica solleva e rende migliori. Forse se ci fosse più amore dell'arte, i soldati e i tribunali avrebbero meno da fare. Grazie. Io dovrei approfittare di questa lezioncina. Non è mai troppo tardi. Se credono, potrei fare un po' di musica. Ma se proprio non ne può fare a meno. Thank you.
chiedere se non credi di aver suonato abbastanza. Scusate, con il ritratto chi raffigura? È la signorina Maddalena, la figlia di Sua Eccellenza. Grazie. Quelle carte all'antica, dopo i pranzi, ogni tanto cominciano da capo, eh? Alla fine si sono addormentati tutti sulle sedie, ma io sono rimasto sveglio. Aspettate, ho portato anch'io qualche cosa. Il mio pranzo si componeva di 5 portate. Un gran pranzo. Primo, minestra di Ravanelli. Poi crocchette di Ravanelli. Poi Ravanelli con contorno di purè di Ravanelli. Poi ben maturi dei magnifici. Guardate Vincenzo. Vincenzo, che cosa hai portato? Questo. Chi te l'ha dato? C'era una ragazza in quella casa. Biondo bruna. Com'è? Carina? Andiamo. Ho veduto soltanto i suoi occhi. C'era tanta tristezza in quegli occhi. E c'era anche tanto sole. C'era! E chi può dire com'erano quegli occhi? Impossibile. Non li so descrivere. Ecco, ecco com'erano quegli occhi. Così, così. Peccato non saper dipingere. Mi capireste meglio. Gli occhi più puri che io abbia mai veduto. Occhi divini. Casti.
Sua Eccellenza in casa. Sua Eccellenza a quest'ora è in ufficio. È la signorina Maddalena. La signorina a quest'ora riposa. Sono venuto perché domenica scorsa ho dimenticato dei fogli nella sala di musica. Credo di averli lasciati sul pianoforte. Vado subito a vedere, si accomodi un momento. Mi piace tanto, signore, ma non ho trovato i suoi fogli. Grazie, non importa, li avrò lasciati altrove. Eccoli, li ho trovati io. Che cos'è questo? Il suo ritratto, signorina. Il mio ritratto? Ma questa è musica. Un ritratto musicale. Avevo tentato di disegnarlo, ma purtroppo non sono un pittore. E allora? Sono i miei compagni. Thank you.
Se le piace, appartiene a lei. A lei sola. Difatti io non ne ho neppure una copia. È un peccato. Potrebbe avere una grande fortuna. Invece, se non ho che io. Le terrà compagnia. Mi basta di sapere che sarà con lei. Ma un artista non lavora per il pubblico? No, un vero artista no. Lei per chi lavora? Per mia madre, quando è la sua festa. Per i miei amici quando siamo allegri e ci teniamo compagnia. Per una bella donna, quando me lo dette il cuore. Come col suo permesso, accade ora, signorina Maddalena. Grazie. È un bel dono. Allora è mio, vero? Ma forse sarebbe bene che ne facesse una copia. È un così bel motivo. Ed è un peccato. Questa musica è il suo ritratto. E io l'avrò sempre in me. Basterà che ricordi i suoi occhi. Maddalena! Maddalena, dove sei? Ernesto? Signorina, è qui il signor Tosi. Mi scusi. È arrivato il mio fidanzato. Oh, Maddalena! Amor mio! Che viaggio interminabile! Ho dovuto correre per mezza Europa, da Pietroburgo a Londra, poi a Parigi, a Vienna, a Venezia, a Roma, e mi sono dovuto sbrigare. Ora incominciano i festeggiamenti per il natalizio del re. E anche senza il natalizio del re, c'era una piccina che mi aspettava e che mi tardava di rivedere. Manda il direttore del collegio di musica. Dal signor Tosi, segretario particolare di sua maestà. Vincenzo Bellini. Faccia entrare. Sei al corrente del motivo per cui l'ho fatta chiamare qui a palazzo? No, signor segretario. Lei domenica scorsa fu ospite di casa Petroli. Precisamente, signor segretario. La signorina Maddalena Fumaroli, mia fidanzata, mi ha parlato di lei. Prego, s'accomodi. Pare che lei abbia un grande talento musicale, a quel che dice la mia fidanzata. La signorina è molto indulgente, io non ho ancora fatto nulla che... Ed ecco che le si presenta l'occasione per fare. In occasione del genestiaco di sua maestà il re si darà al Teatro San Carlo una, come si dice, una cantata. Io ho avuto l'incarico di cercare l'autore di questa cantata. Il nostro amato sovrano vuole che l'autore sia un alunno del Reale Collegio di Musica. Io non ho competenza musicale, me ne mancherebbe il tempo. Ma la mia fidanzata, che si diletta di queste cose, mi ha raccomandato il suo nome. Le ha raccomandato il mio nome. Ecco perché l'ho fatta chiamare, giovanotto. Lei ha dunque l'incarico di comporre questa cantata. Spero che si farà onore. Fate passare chi viene dopo. Signor Maggiore Carignano, signor Capitano Artose, signor Capitano Novi. Buongiorno, signori. Lei può andare, giovanotto. Avrà una comunicazione in regola dal suo rettore. Scusi, signor segretario. Ma insomma, che altro vuole?
Volevo dirle, signor segretario, che non posso accettare la proposta. Che ha detto? Sarebbe forse meglio dare l'incarico ad uno dei miei compagni. A Saverio Mercadante, per esempio. Oppure a... Sembra che lei non si renda conto dell'onore. Non sa che cosa significhi per un giovane compositore una circostanza come questa. Il soprano, la corte, l'aristocrazia, tutta la capitale. Lo so, signor segretario, ma questo incarico non è per me. Io non ho nessuna intenzione di diventare celebre. Avete mai veduto, signore, un giovane artista che non vuole diventare celebre? Eccolo qui. E che cosa vuol diventare, allora? Maestro di canto. Mio nonno era maestro di canto, mio padre è maestro di canto, io sarò maestro di canto a Catania. Ma non capisce che io le sto aprendo la porta del successo? Io per codesta porta, signor segretario, non ci passo. Ma è una pazzia bella e buona. Pensi che diventa celebre in un giorno? Io non ci tengo ad essere celebre. Insomma, non è un incarico per me questo. Ne sono dolente. Buongiorno. È pazzo. Bellini, come va? Ha parlato con Ernesto Tosi? Sì, signorina. E le ha dato l'incarico per la composizione? Sì, signorina. Sono proprio contenta. Mi fa tanto, tanto piacere. Lei ci darà certo una cosa bellissima. Già, ma lei non sa allora che... Sa che forse viene anche Rossini allo spettacolo. Ci saranno i più grandi nomi d'Italia. E io sarò molto contenta. Lei. Domani il suo nome sarà grande. Io lo sentirò come una cosa lontana. Anche lei sarà lontano, Vincenzo Bellini. Ma questo mi basterà per... Le basterà? Mi basterà per essere finalmente una donna felice. Ma dunque, lei non è... Mi annunci di nuovo al signor Tosi. Guardi, guardi, Bellini. E pensare che voleva lasciarsi sfuggire un'occasione come questa. Il cardinale arcivescovo, il principe dell'Asturie, l'intendente dell'opera di corte di Vienna. Guardi, guardi. È proprio tutta l'Italia. Nei palchi hanno preparato perfino i colombi. E la signorina Maddalena verrà anche lei, spero. Naturale. Vuole che manchi uno spettacolo che può dirsi suo. Ha lavorato come un impresario. Pareva che da questa serata dipendesse il suo avvenire. Antonio, ricordate la gabbia dei colombi. Che esagerazione della gabbia dei colombi. È un'usanza tutta milanese questa. Queste cose vanno bene per i grandi autori, i grandi cantanti. Poi da parte di una signorina mi sembra eccessivo, ecco, eccessivo. Se non avesse successo... Lo avrà? Speriamo che non si veda da quale falchetto partono e che Ernesto non ci trovi da ridire. Che c'è di male? Ma tu dimentichi che Ernesto è l'uomo al quale tu... L'uomo al quale mi hai promessa. Questo lo so. Di questo... Non mi dimentico. Devo metterla nella carrozza, signorina? Sì. Buonanotte, papà.
Buonanotte, cara. In re. È arrivata la signorina Maddalena. Andiamo a farle una visita. Viva Giudizio Pasqua! Viva Giudizio Pasqua! Viva Giudizio! Viva Giudizio! Viva Giudizio Pasqua! Viva la Pasqua! Viva la Pasqua! Viva la Pasqua! Sono molto lieto di vederla a Napoli, signore. Dovrei essere geloso di lei. Che applausi, che grida per lei. Quanto a me, se la cavano con Dio. Ma vostra maestà non sa fare i gorghetti? Come? Non sapete che Giudizio ha fatto per i soldi? Si dice che Giudizio pasta e dolce. Palermo, hai voluto farti una sorpresa. Claro, non sei contento di vedermi. C'è il modo di accogliere chi ti vuol bene. Su, su, buona, tu lo sai che a Napoli... C'è lei, lo so, ma non c'è niente di male se venga a salutarti. Non voglio portare via niente nessuno, per quanto avrei diritto io mio pezzettino. Andiamo via di qua, in quel palco c'è la mia fidanzata. Mi piacerebbe tanto riconoscerla. Sei matta, ma non capisci. Signor segretario. Ma chi è? Che cosa vuole? Ah, è l'autore della cantata di questa sera, il signor Vincenzo Bellini. Fare uno svedese così biondo. Felicissima, enchantée. La signorina Maddalena è sola nel suo palco. Certo, certo. Fate lei a tenermi un po' di compagnia, per favore, mentre io la raggiungo subito. Giudizio Pasqua. Lo so. Una volta lei mi chiese di parlarle di me, Vincenzo Bellini. Ora lei sa tutto. Ma
Maddalena. Signorina, io non voglio che lei sia infelice. Tra poco io torno al mio paese. E Catania è una bella città. E mia madre è tanto buona. Sono sicuro che le vorrebbe subito bene. Noi non siamo certo ricchi, ma anche senza questo lusso siamo spesso felici. Tutto da noi è molto semplice e naturale. Maddalena, vuole venire con me? Vuoi venire con me? Ma è un vero talento! Oro Guaglione! Oro Guaglione! Maddalena. Andare baracca e burattini e squagliarsi insieme. Ma mercadante, Vincenzino non ha da far ballare un centesimo. E andare via senza soldi con una ragazza abituata bene non mi sembra un affare per nessuno dei due. Non è mica la prima volta. 50 anni fa un nostro grande collega non ci pensò tanto e fece quel che fece. No. Si portò via la ragazza, la mise in un'avventura e chi si è visto si è visto. Ci sposarono, vennero anche i quattrini e intanto erano stati felici. Queste non sono cose per me, io voglio andare per la via dritta. Non mi fido delle fantasie. Ora, calma, calma ragazzo, dove vai così di corsa? Vado da Tosi e gli racconto tutto. Se poi si oppone, se non capisce come stanno le cose... Vincenzino, non fare bestialità. Che c'è, Vincenzo? Ma che ti succede? Bellini, si cercava proprio di lei. Vieni, vieni pure, Giuditta. Questi signori saranno lieti di conoscerti. Ecco com'è fatta la cucina dei geni. Carino, eh? Divertente. Interessante. Romantico. Oh, il mio biondo maestrino. Ma sa che lei ha un talento straordinario. Io avrei proprio bisogno di un talento come il suo. Vede, lei dovrebbe scrivere un'opera tutta per me. Con una bella parte nuova, appassionata, modellata su di me. Bellini, io la porto via subito con me. Lei mi accompagnerà dappertutto. Diventerà il mio compositore particolare e personale. Io parto domattina presto col postale di Palermo. Ho già fissato un posto anche per lei. Si parte alle 7 in punto dal Molo Vecchio. Ci vediamo là. Piano, piano, Giuditta. Non credere che sia facile persuadere Vincenzo Bellini. Io lo conosco. Per convincerlo a scrivere quella cantata che gli ha dato il successo, ce n'è voluto. Il suo sogno è di tornare a Catania e insegnare canto nella scuola di suo padre. Ho ragione, Bellini? Sono certo che rifiuterà. No, signor segretario. Io accetto senz'altro. Davvero? Ecco fatta quella che io spero sia una grande alleanza. Farò del mio meglio, signora. Grazie. Dunque, arrivederci a domani, mio biondo maestrino. Alle 7 precise al Molo Vecchio. Il veliero non aspetta. Bravo, bravo, Bellini. Giuditta la porterà molto in alto. Il mondo è suo. Allora, a domani. Sia certa, signora, non sarò io a mancare. Sei un gran diavolo. Sarà un bel fatto vederti scappare con Giuditta Pasta. E Maddalena?
Non l'ho dimenticata. Ci aiuta. Domattina lei si è fermato un velero per la Sicilia. Sono stati prenotati due posti, uno per Giuditta Pasta, l'altro per me. Giuditta Pasta? Sì. Ma i miei amici, Mercadante e Florimo, faranno di tutto perché lei non arrivi in tempo al porto. E noi due alle 7 in punto ci vedremo a bordo. Maddalena, dici, ascolta il tuo cuore, si tratta della nostra vita, io sono povero, ma lavorerò, vincerò, ti senti la forza di rinunziare? Sì. E Rossini? Il maestro verrà un po' più tardi. Alle 7 in punto. Al nuovo vento. Posso aver l'onore di chiederle un fatto? Una novità che ti farà molto piacere. Bellini ha trovato un impresario. La famosa Giuditta Pasta se lo porta domattina a Palermo. Si sono subito messi d'accordo. Sto lavorando un po' anch'io, ma non troppo. Bellini non è scontroso come sembra. A meno che non cambi idea durante la notte e per un capriccio non mandi all'aria tutto il suo avvenire e si riduca a fare il maestro di canto a Catania. È arrivato Rossini! Guarda Rossini! Permetti un momento. Mia figlia, la mia fidanzata. Ho saputo che la musica italiana deve a lei una nuova rivelazione. Mi compiaccio. Il suo amico comincia dove gli altri finiscono. Noi musicisti dobbiamo tutto a voi donne. È proprio così. E già che mia moglie non è presente, mi posso permettere di parlare al plurale. Si ricordi che basta poco per fare d'un genio uno sciocco.
Basta volerlo tutto per sé. La ringrazio. L'Italia ha bisogno di gente. Maestro. L'Italia ha bisogno di gente. Un momento, signori. Attenzione. Una piccola napoletana canterà ora un'aria di un grande maestro che abbiamo l'onore di ammirare qui tra noi. Maddalena.
E Maddalena? L'abbiamo aspettata dalle 6 davanti a casa sua. Non si è vista. Il cameriere ci ha dato questa lettera. Leggi. Ti darà una spiegazione. Le sarà accaduto qualcosa. Qualunque cosa sia accaduta, una cosa è certa. Che Maddalena non viene. Presto, presto, scaricate il bagaglio! Il prigioniero parte! Presto! Presto, presto! Ecco il mio biondo maestrino! Era un bel guaio rimanere a terra, eh! Canagli, mi svegliano con un'ora di ritardo e pretendono di dar ragione loro! Oh, Napoli, Napoli! Presto, andiamo! Lavorando con questo stupido gioco. Tanto non riesce a dormire. Vedi, e perdo di nuovo. Nulla da fare. Non ho fortuna, Giorgio. Spero che nessuno farà dello spirito, affermando che ho fortuna in amore. Sì, l'affermo io. Oh, sì. Proprio così, fortunato in amore. Non crede a me. Mi sembra ieri, quando vidi una fanciulla a Napoli, una fanciulla che ha pagato questa gloria con la sua infelicità.
Lei parla della signora Tosi. Come sta? Maddalena Fumaroli, vuol dire. Nennella. Non si è ancora sposata. E che cosa aspetta? Aspetta lei? Aspetta me. L'ha aspettata tutti questi anni. Ormai lei ha raggiunto la gloria. È arrivato là dove Maddalena voleva vederla. E lei ora deve... A questo mirava. Ora che sono qualche cosa di più di un maestrino di conservatorio, ora vorrebbe. No, illustre maestro, ora sono io che non voglio più sapere. Non voglio. E poi, non ho nessuna nostalgia della piccola Maddalena. Bellini, si fermi. Maddalena, è la sua giovinezza. Maddalena è sua, anche se lei la rifiuta. Nessuno potrà più cancellarla. Lei stesso ha segnato il suo destino. Voi siete sposati davanti all'arte, legati per sempre dall'arte, perché Giulietta, Nina e tutte le donne che pregano, implorano delle sue opere, cantano una sola cosa, l'amore di Maddalena. Romani, hai sentito Romani? Tutte le opere che tu hai scritto per me, tutte quelle donne preganti, affrante, doloranti, non sarebbero che il ricordo incancellabile di Maddalena Fumaroli, di Nennella. Proverò che non è vero. Romani, voglio un libretto forte, serrato, crudo, un libretto senza amore, senza deliri, senza storie sentimentali, un libretto pieno d'odio. Ragazzo mio, la buona musica non nasce che dall'amore. Scrivo sotto l'impressione del dolore, di un dolore che non posso esprimerti ma che tu solo puoi comprendere. Vengo dalla Scala, prima rappresentazione della norma. Lo crederesti? Fiasco, solenne fiasco. Conosco la partitura. Secondo me la norma è un'opera vitale. Vi manca qualcosa, ma è un'opera vitale. Forse basterebbe a salvarla un pezzo di musica molto semplice, una melodia. E ci vorrebbe qualcosa di Bellini giovane. Giovane. Dimmi, Maddalena. Vorrei farti una preghiera, papà. Dirai di sì? Ma sì, certo. Tutto quello che vuoi, perché tu sia contenta. Devo partire subito. Oggi. In questo momento. Partire. E subito. Maddalena. Ti prego, papà. Ti supplico. Non domandare dove. Thank you.
Senti, Vincenzo, non ostinarti. Secondo me si tratta di ritoccare solo il primo atto. Io non muterò nulla. Se il pubblico non capisce che qui c'è il grido dell'Italia oppressa, peggio per lui. Sarà, ma è troppo artistico. Ci vorrebbe un'aria al primo atto. Un'aria che parli al cuore. Siamo ancora in tempo per rimediare. Oggi è la giornata decisiva, la rappresentazione di gala davanti alla stampa. Signora, c'è fuori una giovane donna che vorrebbe parlarle. Ma cosa vuole? Non voglio seccature, non sono in casa per nessuno. Ci vorrebbe un'aria al primo atto. Un'aria sentimentale, commovente, che prenda, che trascini. È nata male. Financo la censura imperiale si è spaventata per il grido di guerra a guerra. Basta, non ne parliamo più. Bellini, bisogna decidersi. Io posso scriverti una o due strofe, se vuoi. No, sono stanco. Voglio andarmene, voglio tornare a Napoli. Vincenzo! La musica rimane tale e quale. Non voglio cambiare nulla. Non una frase, non una battuta, non una nota. Niente! E allora avremo un funerale di gala. No. Bisogna convincerlo ad ogni costo. Per favore, potrei parlare con la signora Giuditta Pasta? Ho un'ambasciata importante per la rappresentazione di questa sera. Sono io. Andiamo. Cosa vuole? Io vengo da Napoli. Ho qui una canzone che Vincenzo Bellini compose un giorno. La si la sola do si la sol sol sola sol fa. Ma è una canzone d'amore. Forse le parole oggi non sono più adatte, ma la musica. È buona. Bevo alla gloria della mia norma. Ritroviamo, Bellini. La prima volta
disperava di arrivare a qualche cosa di buono. Oggi è disperato d'avere scritto un'opera perfetta. che mi piace di più così. In fischiarsi ne bisogna essere sicuri di sé. Orgoglio, orgoglio ci vuole, anche se tutto il teatro ride. Invece, fischia! E pensa quanti hanno pagato con la stessa sofferenza. Insultati dal pubblico. Più tardi quegli insulti divennero il loro maggiore trionfo. Da gola qua! Ma basta ricordare il nostro angelico Pergolesi e la sua opera, la serva padrona. Musica superba, divina. Fiasco completo. Opera tolta dal cartellone nel 1731 a Napoli. Oppure Wolfgang Amadeo Mozart e la sua opera Don Giovanni. Opera fischiata e derisa dal pubblico e dalla critica nel 1787 a Vienna. Oppure Ludwig van Beethoven e la sua opera Fidelio. Fischiata, derisa, vilipesa nel 1805. Basta, basta, per carità. Non so che farmene della gloria dei morti. Ora, subito, voglio il successo. Ora che sono qui, vivo, sano, giovane. Vincenzo! La gente fuori di sé per l'entusiasmo, uragani di applausi. Ho dovuto ripetere la grande aria 3 volte. Lo sapevo io. Lo sapevo! Bisogna aver fede! 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 Scemo! Non voleva proprio la pena di salvarlo. Prima di parlare, guarda quello che abbiamo aggiunto al primo atto. Dove avete trovato questa musica? L'ha portata una ragazza napoletana. L'ha lasciata e se n'è andata. Maddalena. Eccellenza, bisogna essere preparati a tutto. È stato quel viaggio precipitoso, di pieno inverno, e la sua figlia era già tanto indebolita. Non ha più la forza di lottare. Vieni di certo. Lo so.
Lo sento. Tra poco sarà qui. Lo senti? È lui. La carrozza si ferma davanti alla porta. Ora sale le scale. Eccolo. Alla porta. D'essere venuto. Ti devo dire tante cose. Volevo essere povera con te, Vincenzo. Volevo essere felice con te. Ma tu dovevi essere libero per lavorare. Ora sei grande. Perdona. Mercadante! È la provvidenza che ti manda. Io parto per Napoli. Tu vieni con me. Vincenzo, caro, il pubblico ti reclama. Bisogna andare. Come stai? È accaduta una disgrazia terribile. Mi scrive fuori un vecchio amico di Napoli. Pensare che voleva partire subito per Napoli, per rivederla. Che succede? Tutto questo non è vero. Non può essere vero. Ditemi. Ditemi che non è vero. Vincenzo. Ecco Maddalena. Senti. Gridano, battono le mani. Sono divenuto quello che tu volevi. Ed ora tu non sei più. Ma se qualcuno ricorderà i miei canti, tu non sarai dimenticata. Perché Giulietta, Amina, Norma e tutte le donne che pregano e implorano nelle mie opere
cantano una sola cosa. Il mio amore per te, Maddalena.